Occhi puntati sul futuro cantiere del nuovo ospedale di Muraglia e sul conseguente effetto domino a preoccupare pazienti e cittadini e la chiusura del dipartimento materno-infantile, ma anche lo spezzamento del reparto e servizi legati alla psichiatria. A tal proposito, sabato 26 agosto si è svolto un sit-in di protesta nei pressi dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Noi siamo contrari innanzitutto perché a tutt'oggi non c'è neppure un progetto preliminare per quanto riguarda il nuovo ospedale. L'accordo fatto nel 2022 che prevedeva lo spostamento di alcuni reparti, prevedeva ovviamente che ci doveva essere sia un progetto pronto, ma ci doveva essere anche una data reale di inizio lavori. Fino a quando non c'è un progetto pronto è impossibile riuscire a capire quelli che sono gli spazi che servono realmente, quindi gli spazi che dovranno essere spostati. Dall'altra parte anche mi fa molto piacere la presenza anche di persone di mamme, cioè di persone che hanno un interesse legato diretto, cioè per il fatto che comunque la pediatria di Pesaro, l'ospedale di Pesaro garantisce anche una sicurezza maggiore, io l'ho sempre sostenuto, qui abbiamo dei reparti che sono, anche, che sono in grado anche di affrontare emergenze particolari in H24, questo a garanzia sia della mamma ma anche del bambino, quindi ritengo veramente sbagliato aver tentato, perché poi alla fine sembra che questa possibilità non c'è più, però noi abbiamo deciso di continuare a fare questa manifestazione perché è giusto far sentire la nostra voce. Si è dimostrato che non c'è nessun programma, perché ci sono annunci, spot che poi vengono ritirati perché ovviamente ci si rende conto della portata di questi annunci che non hanno nessun fondamento se non quello di spaventare l'utenza e gli operatori sanitari in principal modo. Oggi questo sit-in si conferma valido proprio per questo motivo, perché c'è un progetto importante del nuovo ospedale di Muraglia che questa giunta Acquaroli ha fortemente ridimensionato rispetto al progetto Ceriscioli da 600 a 360 posti letto, e si fanno annunci di spostamento di reparti, si è iniziato con la psichiatria, si è continuato con tutti i servizi residenziali appunto della psichiatria fino ad arrivare ora al reparto pediatrico, maternità eccetera. Chiediamo con questo sit-in, senza polemiche, senza simboli, senza bandiere, ma una cosa molto semplice: il progetto dell'ospedale nuovo di Muraglia. Dopodiché si valuteranno le ricadute sui reparti interessanti al nuovo complesso. Un centinaio di persone sabato mattina hanno preso parte alla manifestazione di protesta. Non chiudere pediatria, ostetricia e ginecologia a Pesaro, perché ci sembra assurdo che una città come Pesaro, capoluogo di provincia, città della cultura 2024, non abbia questi due reparti che sono stati ristrutturati esattamente 8 anni fa, quindi sono all'avanguardia, hanno spazi abbastanza per contenere i 1400 parti che faceva Pesaro prima del Covid. Non parliamo post-Covid, perché essendo stati a Fano molte mamme sono andate a Rimini. Questa è un'eccellenza che va preservata, non deve essere spostata. Oggi tante mamme hanno risposto all'appello. Molte, molte. Se considerate che nel gruppo di Facebook che abbiamo del ripristino dei reparti siamo 800 membri, solo lì. Abbiamo un gruppo WhatsApp con una quarantina di mamme attive che magari riescono ad arrivare a più mamme, però oggi mi aspettavo ancora più, sono contenta che ho visto nonni, zii, parenti, molto, però mi aspettavo un pochino di più. Presente al sit-in di protesta anche l'amministrazione comunale della città di Pesaro. Non potevamo tirarci indietro, parlo come assessora anche alle pari opportunità, tante le mamme che mi hanno contattato in queste settimane, in questi giorni, preoccupate per il futuro dei propri figli. Una città che perde pezzi del proprio ospedale è una città che perde in salute dei cittadini, ecco perché è importante garantire la serenità, il benessere sia delle bambine e dei bambini che delle madri e dei genitori in assoluto.